Jimena de Parlamento. Ti devo subito chiedere di toglierti la cravatta. Non siamo nella sede istituzionale, si può togliere. Nome? Emilio Floris. E partito? Forza Italia. Età? 70. Provenienza? Sardegna. Cagliari. Professione? Medico. Famiglia? Floris, famiglia, sposato. Innanzitutto chiariamo subito, non c'è conflitto di interessi, non sei parente di Giovanni? No, non sono parente di Giovanni. Perfetto, allora possiamo andare avanti. Comunque uno stimatore sì. Bene, bene. Allora, 10 anni sindaco di Cagliari e ora è molto diverso fare il senatore? Assolutamente sì, è una cosa totalmente diversa l'amministrazione rispetto all'assetto politico. Sono 20 anni che fai il politico, te lo ricordi ancora come si fa il medico? E devo dire che la domanda è pertinente. Cosa fai esattamente per noi al Senato? Faccio parte della 14ª commissione e poi sanità, come medico mi hanno chiesto di andare in sanità. Secondo te qual è il problema principale oggi della sanità italiana? Non si può pensare che la sanità sia un fatto solo ed esclusivamente economico, ma sia un fatto culturale, per cui se si vuole mantenere uno standard importante non si possono tagliare le spese oltre un certo tanto. Sbaglio se dico che devi tutto a Berlusconi? Beh, la candidatura sicuramente sì, ma qualche piccolo risultato personale o apporto personale sicuramente c'è stato. Cosa avresti fatto se non ci fosse stato Berlusconi? Non si può dire, perché la provenienza, per quanto non iscritto, è del mondo democristiano, però non so se avrei mai fatto politica. Secondo te il patto del Nazareno è morto? E questa è una bella domanda. Nella politica io non direi mai dire mai. Chi secondo te ha più probabilità di diventare il nuovo leader del centrodestra, Salvini o Fitto? Penso nessuno dei due. La cannabis è l'anticamera della cocaina e dell'eroina? No, mi pare di non averlo mai detto, però è un'affermazione che può essere anche condivisa in parte, laddove quelle che sono le esperienze sul passato, non sempre quando uno rompe un tabù si ferma alla cannabis, poi procede. Cosa fai per tenerti in forma? Ma cerco di camminare molto e poi di essere attento a non esagerare con l'alimentazione. Ora ce lo dici un bel detto in dialetto sardo? Traballai mere che se non è pago. Lavorare molto e parlare poco. Una domanda totalmente locale. Quale di questi aromi non va nel porceddu sardo? Il mirto, il timo, l'aglio o il pinocchio? Ah, quello che non ci va è l'aglio. Oh, bravissimo, bravissimo. Se alla fine passerà la riforma del Senato di Renzi, tu come farai a tornare in questo palazzo? Ma non è un problema di come farai, occasioni ce ne potrebbero essere, in ogni caso, quando sarà il momento mi porrò il problema. Grazie, grazie.